Buongiorno amici di Studio Mattina, io oggi sotto questa giornata un po' nuvolosa, un po' di pioggerellina, mi sono riparata sotto la Galleria Umberto per le vostre interviste, per le nostre interviste dalla strada. Oggi parliamo di diversità, noi la analizziamo qui come una diversità a tutto tondo. Vediamo i primi ragazzi che ho beccato seduti al tavolino come interpretano la parola diversità. Buongiorno ragazzi, ciao, mi disturbo un attimo per chiedervi che cos'è per voi la diversità? La diversità non è altro che un frutto del caso, perché diciamo che la diversità si può interpretare secondo diversi aspetti che possono trattare aspetti somatici, quindi diversità di pelle e di tratti somatici, ma talvolta diversità di pensiero, perché a seconda della società in cui noi viviamo abbiamo delle diverse ideologie, delle diverse filosofie che ci portano ad essere diversi l'un l'altro. Però è proprio questo che caratterizza l'essere umano, che è proprio la diversità tra l'uno e l'altro che rende appunto bella la nostra specie e che soprattutto ci differenzia dagli altri in quanto razionali. La diversità poi non deve essere un oggetto diciamo, di soprusi, non deve essere un oggetto di opportunismo. Che vede, diciamo, la dominanza di un essere rispetto ad un altro, e deve essere semplicemente una cosa da vedere come una simpatica caratteristica dell'uomo. Io penso che comunque la diversità è una cosa che è innata nell'uomo, e però deve essere accettata come una qualità di ogni uomo, perché siamo tutti cittadini del mondo, dobbiamo tutti volerci bene, senza discriminare una persona diversa da noi. La diversità, come dire, è uno stimolo per tentare di trovare, cercare nuovi modi di affrontare la vita. E quindi noi rimaniamo su strada per qualche altra opinione e ci vediamo dopo. Buongiorno a voi studio, noi ci siamo spostati dalla Galleria Umberto al Comune di Napoli, sono negli uffici alla mobilità e all'infrastruttura dell'assessorato alla mobilità e alle infrastrutture, sono appunto con l'assessore Calabrese. Buongiorno. Buongiorno a lei. Siamo qui per parlare della Coppa Davis, quindi di questo blocco parziale della mobilità e soprattutto per dare delle spiegazioni e delle rassicurazioni ai cittadini. Allora, il blocco patente parziale è soltanto da sabato alle ore 10 a domenica e il blocco sulla direttrice Viale Doron, via Caracciolo è soltanto alle autovetture private, quindi continueranno a passare su quella direttrice i mezzi di trasporto mentre pubblico, i taxi e i mezzi per i disabili. Abbiamo intensificato i collegamenti est-ovest con il trasporto pubblico, quindi le linee 151, 154 e 140 avranno una frequenza compresa tra i 10 e i 15 minuti. Quindi questo consentirà, utilizzando le interconnessioni con queste linee, di arrivare agevolmente nella zona, nelle zone delle manifestazioni, perché ricordiamo che oltre a Coppa Davis abbiamo Chocoland e abbiamo anche una bellissima gara velica internazionale. I tassi avranno un loro stazionamento che sarà vicino dentro alla zona della Coppa Davis. Inoltre i radiotassi, a tutti quelli che sono muniti di biglietto per la Coppa Davis, faranno lo sconto della chiamata telefonica per la prenotazione del radio taxi. Quindi l'invito è a lasciare la macchina mentre a casa, a utilizzare anche i parcheggi di interscambio Brin o Piazzale Presidente Tecchio, che sono collegati dai mezzi 154 mentre il 151, e partecipare ordinati, contenti, vedete la festa. Quindi noi con queste sue spiegazioni tecniche possiamo rassicurare i cittadini e soprattutto invitarli a questa grande festa, dicendogli appunto di lasciare a casa le auto, le proprie auto e di utilizzare i mezzi alternativi oppure di camminare a piedi sempre che il tempo però ci O accompagni. anche in bicicletta. Ecco, anche in bicicletta, visto che è il fine settimana, parliamo di sabato e domenica 5-6, possiamo raggiungere questa grande festa napoletana in altro modo. Allora noi la ringraziamo davvero tanto, ci rivediamo con tutti voi quindi a queste grandi manifestazioni qui a Napoli e quindi ci vediamo alla prossima, assessore. Grazie, a voi studio, grazie e buona giornata. Buongiorno amici di Studio Mattina, Alla oggi ci bassa siamo voce. spostati e siamo nel regno di Marinella, infatti io sono con il proprietario Maurizio, il signor Maurizio Marinella e parliamo con lei proprio del futuro di Napoli, se così possiamo dire, oppure proprio del futuro del lungomare liberato, perché da poco si è conclusa la Coppa Davis, un evento importantissimo, non solo sportivo ma anche culturale che ha attratto tantissimi turisti. Quindi vogliamo sapere a questo punto, dopo tutto questo clamore, la struttura, l'arena, la dobbiamo smantellare oppure la dobbiamo lasciare?
Sicuramente si potrebbe lasciare, forse si potrebbe rendere un po' meno invasiva, ma sicuramente lasciarla, anche perché questo potrebbe attrarre altre situazioni. Napoli ha bisogno di tutto questo, abbiamo sentito i benefici in questi giorni, c'erano tanti turisti, tanti inglesi, una bella manifestazione, abbiamo cercato di trasmettere una Napoli positiva e quindi questo sicuramente tutto questo è positivo. Quindi abbiamo bisogno di attrarre interesse, investimenti, situazioni, quindi si potrebbe partire già da questo per creare tantissime altre situazioni. Quindi lei suggerisce anche, da marchio storico della città, di investire proprio su questa struttura per cominciare, per poter attrarre maggiori turisti non solo per Napoli, quindi per il clamore, la bellezza della nostra città, ma anche per incentivare anche il commercio. Sicuramente sì, quello che si è fatto in questi giorni è stata una situazione stupenda, c'erano tanti stranieri che hanno potuto apprezzare Napoli, una location unica, insomma anche gli stessi giocatori dichiaravano di non aver mai giocato su un campo da tennis che si allungava sul mare, quindi insomma sicuramente molto bella, quindi noi abbiamo questo lungomare che dobbiamo utilizzare, lo dobbiamo sfruttare, lo dobbiamo rendere positivo, dobbiamo paragonarlo un po' a una Croisette, a posti molto belli che hanno la stessa situazione nostra, che però insomma hanno reso positivo un lungomare. Noi forse abbiamo un lungomare ancora più bello e non riusciamo ancora a renderlo operativo, quindi questo deve attrarre sicuramente interessi, turisti, insomma la gente deve guardare a Napoli come un fatto positivo e non più come una città del delinquere, una città con tantissimi problemi. Dobbiamo trasmettere un'altra Napoli, ecco, questo è sicuramente molto importante. Oltre il nostro lungomare, un lungomare che le è rimasto nel cuore, che era perfetto, quindi a questo punto ci può fare un paragone col nostro, cosa manca al nostro per diventare perfetto? Ma il nostro lungomare deve essere liberato nel vero senso della parola, deve essere liberato da tanti abusivi che vendono le borse false, che vendono le coperture dei telefonini, quelli che lanciano quegli specie di razzettini, insomma che al limite uno cammina può anche romperli e questi si arrabbiano, insomma voglio dire, se il lungomare liberato deve essere liberato nel senso vero della parola, anche quei risciò possono diventare pericolosi, anche perché il venerdì, sabato e domenica effettivamente c'è tanta gente e questi fanno una specie di slalom tra ragazzi e coppiette che vogliono andarsi a mangiare una pizza un po' in tranquillità, quindi insomma è sicuramente una bella operazione, rilanciamola, sfruttiamola, facciamo un pochettino da cassa di risonanza in nome di questo lungomare, cerchiamo di attrarre, ripeto, tanto interesse, perché insomma l'interesse ci sta, ma insomma la gente viene sempre con un pochettino di paura qua a Napoli. Allora noi la ringraziamo per questa sua testimonianza. Grazie a voi, grazie di tutto, sono sempre a disposizione. Lei è gentilissimo, la ringraziamo, quindi io ti restituisco la linea a Claudia, a te, ai tuoi ospiti e quindi ci vediamo dopo, ci sentiamo perché vado a chiedere ancora un po' in giro. Ancora della struttura della Coppa Davis, ma soprattutto del futuro del lungomare. Io ho l'onore di poterlo chiedere al signor Granagnello. Buongiorno. Buongiorno. Come vede il lungomare, il futuro di questo lungomare? Liberato o meno? Ho liberato. Tutte le zone di mare devono essere liberate, hanno bisogno, pure per far passare l'aria, devono essere liberate per forza, perché sennò ci perdiamo un elemento molto importante, insomma, parlano di cultura, ma il mare, se tu ti stai un po' zitto e lo contempli, se ti alimenti spiritualmente automaticamente c'è sta cultura, c'è sta primo e secondo piatto, c'è tutto dentro, per cui il mare è importante, deve essere liberato, sì, proprio liberato. Quindi lo lasciamo così liberato, per farlo godere ai nostri cittadini partenopei, poter passeggiare, ascoltare il mare e soprattutto magari avere l'opportunità di incontrare lei, che è grande compositore, musicista, magari ci può deliziare con qualche sua opera.
Beh, se il male non viene liberato non posso nemmeno comporre, capito? Allora noi incrociamo le dita affinché venga liberato definitivamente, la ringraziamo, grazie mille, la lascio alla sua passeggiata perché l'ho disturbata e magari potrebbe deliziarci con una sua visita da noi di Studio Mattina. Beh, vediamo, non lo so, ci siamo incontrati per caso che sto facendo la solita camminata mattutina qua vicino al mare. Allora le chiedo solo un saluto per i nostri conduttori, i nostri amici di Studio Mattina. Tanti saluti alla striscia come... Studio Mattina. No, come fanno... Salutami. Da qui, dal lungomare è tutto. Annalisa ed Enzo Gragnaniello, a voi la linea. Ciao. Parlando della struttura della Coppa Davis, io sono proprio qui, alle mie spalle la vedete, c'è l'arena costruita per il periodo della Coppa Davis. E analizziamo quindi se questa struttura può far bene al nostro lungomare, alla nostra città, oppure è meglio smantellarla. In realtà qualche lavorino già è cominciato, quindi vedremo un po' come andrà a finire, ma nel frattempo io chiedo un po' in giro l'opinione dei napoletani. Ecco il nostro primo ospite, il nostro primo intervistato, lei è il signor? Francesco. Signor Francesco, la struttura costruita per la Coppa Davis, secondo lei deve rimanere oppure bisognerebbe smantellarla? Smantellarla, assolutamente. Queste strutture che addirittura bloccano la vecchia via Caracciolo, no, non va bene. E io penso di sì, cioè che sia una struttura consolidata, nel senso che sia una bella opera fatta bene, tenuta bene, eccetera, che contribuirebbe senz'altro a fare manifestazioni di un certo interesse, non occasionali, come fino adesso si è fatto. Insomma, per cui mi pare giusto che rimanga, ripeto, fino a ottobre. Siamo all'esterno dello chalet rosso e sono con il proprietario, il signor Salvatore. Chiediamo a lei, che è un commerciante che ha il suo chalet proprio di fronte alla struttura della Coppa Davis, se preferisce che rimanga oppure che venga smantellata. Allora, se deve rimanere, si devono fare delle cose positive. Giustamente togliere un po' tutte queste transenne che sta tutto chiuso, fare una cosa più ristretta e ben venga per gli eventi, per i giovani, per le famiglie. Studio ai tuoi ospiti e soprattutto agli amici di Studio Mattina che ci seguono da casa. Io sono sul lungomare, c'è un sole caldissimo e soprattutto c'è tanta gente che cammina ma fa anche sport, proprio perché oggi parliamo di sport e bambini e le Nazioni Unite hanno definito lo sport come un elemento fondamentale per il sano sviluppo dei bambini, quindi noi cerchiamo qualcuno che faccia sport. Io vedo alle mie spalle un signore con la bicicletta, ora proverò a fermarlo e gli chiederemo che cosa pensa dello sport per i bambini. Arriva, attendiamolo. Buongiorno. Buongiorno. Siamo di Studio Mattina, parliamo di sport e bambini. Lei che mi può dire sullo sport, appunto, fatto praticare ai propri figli? Sì, purtroppo ci sta un mio figlio che non lo pratica proprio, non gli piace, un altro invece è appassionato come me. Lo sport aiuta molto i bambini a stare nel gruppo, a stare nella società, a stare bene fisicamente e niente. E soprattutto per i suoi figli, almeno per suo figlio, ha scelto lei lo sport perché spesso i genitori impongono quasi lo sport da eseguire? Per niente, no, è lui che gli piace il calcio, l'altro ho provato a fargli fare un po' di canottaggio, piscina, però purtroppo ha visto che lo sport è fatica e sacrifici, però nello stesso tempo è molto benevole, beneficio. E niente, non gli sta proprio in testa lo sport a lui. Magari suo figlio dopo questa intervista deciderà di fare lo sport come il papà, che oggi è in bici e appunto fa un giro sul lungomare. È in bici giusto per farci la passeggiata, per godere la giornata di sole che è una delle tante che usciranno. Noi diciamo, io pratico molto running, mi faccio maratone, mi piace con la corsa come podismo, queste. Quindi prendiamo il suo esempio per invitare tanti bambini a scendere sul lungomare, magari in bici o a correre, perché lo sport fa bene. Io la ringrazio. Io corro da 15 anni, però ho visto che negli ultimi anni la corsa è diventata proprio una cosa giornaliera di tutti. Hanno capito con il tempo che fa star bene sia psicologicamente che per fisicamente. Grazie mille, allora io la lascio alla sua passeggiata, grazie, buona giornata a lei. Claudia, quindi ci rivediamo dopo perché io cerco magari qualche bambino che fa sport qui sul lungomare.
abituato, poi il crollo. È passato giusto un anno. Siamo qui, alle mie spalle c'è il palazzo al civico 72, crollato un anno fa. Io sono con una delle proprietarie di una casa del palazzo adiacente a quello lì del crollo, cioè interessato nel crollo. Che mi può dire? Come mai siete qui oggi? Oggi perché stiamo entrando per 10 minuti per prendere le cose essenziali da casa e poi scendiamo un'altra volta, scendiamo. Vi accompagnano quindi i vigili del fuoco, prima con autorizzazione dei carabinieri e ci controllano i documenti e poi entriamo accompagnati e poi scendiamo un'altra volta. Ogni quanto riuscite ad entrare? Ogni mese, 10 minuti ogni mese, sì. Per esempio autorizzazione della tribunale penale. E non si sa quando potrete proprio rientrare in casa? Lo sa l'amministratore, lo sa. Dopo un anno siamo ancora in attesa di sapere cosa succede, nel senso che ancora non ci hanno dato informazioni precise circa le cause e circa i tempi di realizzazione delle sistemazioni, quindi non si sa ancora quando ci saranno i rientri e questo provoca molto malumore, molta rabbia, molto disagio di coloro che stanno. Purtroppo non sono in grado di dare informazioni più precise perché non ne posso, ecco. E non ci sono risposte, informazioni, perché in realtà ancora non si sa nulla. Lei, che è appunto l'amministratore del palazzo, raccoglie i malumori, certo, delle persone. Un po' da parafulmine in certe occasioni, lo faccio volentieri, tra l'altro io lo amministro oltre 20 anni, quindi riconosco bene tutti e quindi ben volentieri faccio da parafulmine. Siamo rovinati, nessuno ci pensa, nessuno, cioè non si sa la colpa di chi è e noi siamo rovinati. Non sappiamo più come andare avanti, questo è il discorso. Il negozio è pieno, come si vede, e non sappiamo più come campare, come fare, è tragico. Ti restituisco la linea su questa situazione, se non trovo altri intervistati ci vediamo.